Eccoci qua per la terza giornata italiana della statistica, che per di più cade nell'anno internazionale della statistica. Insomma, la statistica pervade tutto e quindi voglio intrattenervi su qualche considerazione che mi pare particolarmente importante. Che dire, per fortuna abbiamo la statistica e così possiamo misurare quello che succede nell'ambiente, nella società, nell'economia e quindi cercare di migliorare via via la nostra vita. Ora, per molto tempo è successo che c'era un approccio deterministico, cioè una conseguenzialità rigorosa, da qui si passa a qui, da qui si passa a qui, e questo è andato avanti nell'Ottocento e nei primi del Novecento. E poi si è scoperto invece che non era tutto così determinato, ma era soprattutto probabilistico, e per avere una migliore capacità di conoscere la vita dell'uomo, delle cose, delle società e così via, c'era bisogno della statistica. E quindi la statistica è diventata il cuore di tutta la conoscenza. E poi nella costruzione europea, ormai nel voler stabilire un percorso comune di 28 paesi e quindi di 28 popoli diversi, ci si affida alla statistica per cercare di armonizzare la vita di tutti e cercare anche di tenere sotto controllo le economie, i deficit, il debito e quant'altro, perché evidentemente non possiamo campare di debito oltre quello che malauguratamente abbiamo già fatto. Allora, evviva la statistica e contiamo su di voi, su tutti voi, per farla sempre più forte, sempre più realistica, sempre più convincente. Affidatevi alla statistica.